E ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit, l'ultimo episodio di No Edit in cui leggerò questo libro con l'ultimo racconto, non del libro perché sono andato un po' a sbalzi, ma l'ultimo racconto del, del libro a seconda della sequenza in cui l'ho letta io, che è un racconto di jo, jo, la dottoressa jo, jo Lansdale, il titolo è Nel deserto Cadillac con i morti. Buon ascolto. Capitolo 1 Dopo un inseguimento durato un mese, Wayne raggiunse Cologne in un localino chiamato Da Rosalita. Questo non significava nel modo più assoluto che Colon stesse infine diventando imprudente, ma più semplicemente che non era preoccupato. Aveva già ucciso quattro cacciatori di taglie, e Wayne sapeva che un quinto non lo avrebbe impensierito un granché. Di quei quattro aveva fatto fuori per ultima la celebre Pink Lady McGuire, una madama poco raccomandabile. 140 kg di carne orribile e tremolante, che se ne andava in giro con un Remington calibro 12 a pompa, è un vero caratteraccio. In giro si diceva che Colon l'aveva colta di sorpresa alle spalle, le aveva tagliato la gola e, tanto per divertirsi, se l'era scopata mentre lei si dissanguava. Il che non dimostrava soltanto che Colon era un pericoloso figlio di puttana. Ma altresì che aveva gusti pessimi. Wayne scese dalla sua finta Chevrolet del 57, si spinse indietro il cappello sulla testa, aprì il bagagliaio e tirò fuori la doppietta a canne mozze e una manciata di cartucce di riserva. Aveva già una rivoltella calibro 38 nella fondina al fianco e un coltello da caccia in ogni stivale, ma quando si entrava in un locale come il Rosarita, era meglio coprirsi bene le spalle. Wayne infilò le cartucce in una tasca della camicia, abbottonò il risvolto, sollevò gli occhi verso l'insegna al neon rosso e blu che lampeggiava Da rosalita, birra ghiacciata e danze con i morti, trovò il suo centro, come dico, nello zen ed entrò. Tenne la doppietta contro una gamba. E poiché là dentro la luce non abbondava e gli avventori erano indaffarati a parlare, o bere, o ballare, nessuno notò subito la sua presenza o la sua artiglieria. Individuò subito il cappello nero e la figura massiccia di Colon. Era dentro la gabbia da ballo con una ragazzina messicana morta, di circa 12 anni e tutta nuda. Con una mano se la teneva stretta intorno alla vita e con l'altra le massaggiava il culetto gommoso, come se fosse un cuscino a cui cercava di dare forma. Le braccia, prive di mani della ragazzina, ciondolavano intorno ai fianchi di Colonne, e i seni minuscoli premevano contro il suo torace muscoloso. Il viso, ricoperto da una museruola di fil di ferro, batteva ripetutamente contro la spalla dell'omaccione e la bava le scendeva dalla bocca, in densi filamenti spermacciosi che si attaccavano alla camicia di Colon, sbiadivano e lasciavano una macchia umida. Per quello che Wayne ne sapeva, la ragazzina poteva essere la sorella o la figlia di Colon, era quel genere di locale, uno dei posti che erano sorti immediatamente dopo che quella sostanza era sfuggita da un laboratorio su a nord e aveva riempito l'aria di batteri che riportavano in vita i morti e li rendevano affamati di carne umana. Al punto che quando un uomo si vedeva crepare la moglie, la figlia, la sorella o la mamma e magari voleva guadagnare qualche dollaro alla svelta, poteva anche pensare Dannazione, mi dispiace da matti per la vecchia Betty Su, ma adesso è stecchita come una merda di gufo e non le serve più niente. E con quei germi che stanno già lavorando dentro di lei, magari fra un giorno o due me la vedo spuntare dal terreno con la voglia di farmi la festa. E poi il terreno dietro la casa è più duro da scavare di quanto un problema di geometria sia duro da risolvere. Quindi mi conviene legarla con il filo spinato finché se ne sta ferma, buttarla sul camioncino, passare il confine e venderla ai macellai perché la mollino a qualche locale. È brutto vendere uno di famiglia, però cosa posso fare, Dio Cristo? Resterò lontano dai locali finché tutta la carne si sarà staccata dalle sue ossa e dovranno buttarla via. In questo modo non andrò a bere e non la vedrò in qualche gabbia scrollare le tette morte e non finirò col fare il sentimentale davanti a qualche amico o a una pollastra da due dollari a botta. Questo genere di ragionamento contribuiva a popolare quei posti di ballerini. In altre parti del paese a ballare potevano essere uomini o bambini, ma lì erano soprattutto donne. Gli uomini venivano usati per la caccia o per gli allenamenti di tiro. I macellai prendevano i corpi, tagliavano loro le mani per impedire che potessero afferrare i clienti, inserivano viti nelle mascelle per attaccarci museruole di fil di ferro ed evitare che potessero mordere. E infine li rivendevano ai locali quando i germi cominciavano a fare effetto. I padroni dei locali li infilavano dentro gabbie metalliche, facevano partire la musica e gli uomini pagavano 5 dollari per entrare da dentro e fingere di ballare, mentre tutto quello che le donne volevano era agguantare e mordere, cosa che con la museruola e senza mani non potevano fare. Se a un uomo una ballerina piaceva abbastanza, poteva pagare un extra e farla legare su una brandina nel retro, e saltarle addosso e combinarci qualcosa. Non era costretto a sentire discussioni o a comprare regali o a fare promesse o a farla avvenire. Solo una scopata e via. Finché il padrone del locale disinfettava i suoi morti per scoraggiare i vermi, e li profumava e non li teneva così a lungo da farli rimanere attaccati al cazzo di qualcuno, i clienti erano contenti come tanti mosconi su una merda. Wayne si guardò intorno per stabilire chi avrebbe potuto creargli fastidi e concluse che quasi tutti erano candidati potenziali. Il problema più immediato però sarebbe stato il buttare fuori 1,90 m per 120 kg di peso. Comunque non gli restava altro da fare che mettersi al lavoro e affrontare i problemi quando si sarebbero presentati. Entrò nella gabbia dove Colon stava ballando, si fece largo a spallate fra gli altri clienti e si diresse verso di lui. Colon voltava le spalle a Wayne e poiché la musica era a tutto volume, Wayne non si preoccupò di avanzare in silenzio. Ma Calone avvertì la sua presenza e si girò con una piccola trentotto stretta nel pugno. Wayne colpì il braccio di Colon con la canna della doppietta. La pistola fu strappata dalla mano di Colon e scivolò sul pavimento, andando a sbattere contro la gabbia metallica. Ma Calone non si diede per vinto fece ruotare la ragazzina morta davanti a sé e sguainò una grossa lama da uno stivale, sollevandola in modo minaccioso sotto la scella della ragazza. Il che, con un coltello di quel calibro, non era una cosa da poco. Wayne spappolò con una fucilata la rotola sinistra della ragazza e lei cadde a terra. La sua ascella intrappolò il coltello di Calon. Gli altri clienti lasciarono le loro dame e si arrampicarono sulla grata metallica, agili come scoiattoli. Prima che Calon potesse scrollarsi di dosso la ragazza, Wayne si fece avanti e lo colpì alla testa con il calcio del fucile. Colon si afflosciò e la ragazzina cominciò a strisciare sulla pista come se stesse cercando degli amici perduti. Il buttafuori entrò alle spalle di Wayne, lo afferrò sotto le braccia e cercò di praticargli una presa Nelson alla nuca. Wayne mollò un calcio di tacco allo stinco del buttafuori, calando poi lo stivale sul collo del piede e premendo con forza. Il buttafuori allentò la presa. Wayne si voltò. Gli diede un calcio nelle palle e lo colpì al viso con il fucile. Il buttafuori crollò a terra con scarsa intenzione di risollevarsi. Wayne non poté fare a meno di notare che la musica suonava ancora e quando si girò ebbe qualcuno con cui ballare. Calon. Calon caricò come un toro, colpì Wayne al ventre con la testa e lo rovesciò sopra il buttafuori. Rotolarono a terra. E la doppietta sgusciò dalle mani di Wayne, scivolando sulla pista e andando a colpire al capo la ragazzina che avanzava a carponi. Lei non se ne accorse neppure e continuò a strisciare in tondo, tirandosi dietro la gamba rovinata come una pelle di cui si volesse liberare. Le altre donne, rimaste senza compagni, gironzolavano per la gabbia. La musica cambiò. Wayne non gradì il, il nuovo motivo, troppo lento staccò con un morso un lobo a Calon. Calon urlò e insieme rotolarono avvinghiati sulla pista. Calon passò un braccio intorno alla gola di Wayne e cercò di strangolarlo. Wayne sputò il lobo, sollevò una gamba ed estrasse il coltello dallo stivale. Lo rigirò fra le dita e colpì Calon alla tempia con il manico. Calon lasciò andare il collo di Wayne e vacillò sulle ginocchia. Crollandogli poi sopra. Wayne se lo tolse di dosso, si rialzò e gli affibbiò qualche calcio alla testa. Quando ebbe finito, infilò il coltello nello stivale e recuperò la doppietta e la trentotto di Calon. Al diavolo il suo coltellaccio! Una morta cercò di afferrarlo con le braccia e lui la scostò bruscamente. Sollevò Calon per il colletto e cominciò a trascinarlo verso il cancello. Contro la gabbia erano premuti molti visi. Uno spettacolo niente male. Un cowboy dall'aria cordiale aprì il cancello a Wayne e la folla fece ala mentre lui trascinava Calon verso l'uscita. Un ometto si sentì in dovere di mostrarsi utili, utile e li rincorse dicendo: Ecco il suo cappello, signore! Lo mollò sul viso di Calon e il cappello vi rimase piantato. Fuori, un ubriaco stava pisciando fra due auto ferme. Quando Wayne gli passò accanto trascinando Calon, l'ubriaco disse, «Il tuo amico non ha l'aria di passarsela molto bene. Se la passerà molto peggio quando l'avrò riportato a Lowtown», disse Wayne. Si fermò accanto all'imitazione Chevy del 57 Caricò la pistola di Calon e la scagliò più lontano che poteva. Poi passò qualche minuto a prendere a calci Calon nelle costole e nel culo. Calon grugnì e scorreggiò, ma non riprese i sensi. Quando Wayne si sentì la gamba stanca, caricò Calon sul sedile del passeggero e lo ammanettò alla portiera. Poi andò all'auto di Calon. Una riproduzione di un'impala del 62 con tanto di corna di toro in plastica montate sul cofano. Quell'automobile, più di ogni altra cosa, gli aveva dato la possibilità di individuarlo, e frantumò i vetri dalla parte del guidatore. Con la doppietta, mandò in pezzi le corna di toro e con la pistola, bucò tutte le gomme, pisciò sulla portiera del guidatore e la maccò con un calcio. A quel punto era troppo stanco per cagare sul sedile posteriore. Così respirò a fondo diverse volte. Tornò alla sua Chevy 57 e si mise al volante. Sporgendosi davanti a Colon, aprì il cassetto del cruscotto, prese uno dei suoi sigari neri e sottili e lo infilò fra le labbra. Pigiò il pulsante dell'accendino e, aspettando che si scaldasse, ricaricò la doppietta. Due uomini sporsero la testa dalla porta della betola. Wayne mise la doppietta fuori dal finestrino e sparò sopra le loro teste. Scomparvero all'interno così in fretta da sembrare un'illusione ottica. Wayne accostò l'accendino al sigaro, raccolse l'avviso di taglia che aveva sul sedile e gli diede fuoco. Per un attimo pensò di riposarlo per scherzo in grembo a Colon, ma non lo fece. Gettò il foglio in fiamme dal finestrino, guidò lentamente fino a portarsi davanti all'ingresso del locale e usò le cartucce rimaste per sparare all'insegna al neon del Rosalita. I vetri caddero tintinnanti sul tetto della bettola e sulla stradina inghiottita. Se solo ci fosse stato un cane da pigliare a calci! Si allontanò da quel luogo, dirigendosi verso il deserto Cadillac. E, oltre quello, finalmente verso Low Town. Capitolo 2 le Cadillac si stendevano per chilometri e chilometri, e fornivano le uniche zone d'ombra nel deserto. Erano sepolte di sbieco con il muso in avanti, fin quasi parabrezza. E Wayne vide gli scheletri di qualche conducente nelle auto, incastrati dietro al volante o stesi sul cruscotto contro il vetro. Le bocche da fuoco sui tetti e sui cofani erano state rimosse da tempo, e tutti i finestrini erano chiusi, tranne quelli infranti dai viaggiatori in vena di vandalismi o dai morti in cerca di ricordini. Il pensiero di trovarsi dentro una di quelle macchine con tutti i finestrini chiusi e con il caldo che faceva, che faceva, procurò addirittura un brivido a Wayne. Con quella temperatura era sicuro che anche gli scheletri stavano sudando. Quando ebbe finito di pisciare contro la gomma della Chevy, Chevy vide che la macchia era quasi asciugata. Diede una scrollata vide le goccioline cadere sulla sabbia bruciante ed evaporare al semplice contatto. Richiudendo la lampo, ripensò a Colon e a quando, poco prima, lui si era fermato per consentire a quel figlio di puttana di fare un goccio d'acqua. Aveva così visto un piccolo anello inserito nel suo glande e lo stemma del Texas che penzolava dall'anello. Lo stemma del Texas poteva magari capirlo. Visto che anche lui era originario di quello stato, ma nemmeno se lo avessero ammazzato sarebbe riuscito a comprendere perché un tizio dovesse fare una cosa simile. Un idiota pronto a infilarsi anello della punta dell'uccello meritava di morire, innocente o colpevole che fosse. Wayne si tolse il cappello da cowboy, si massaggiò la nuca e fece scorrere la mano avanti e indietro sulla testa il sudore sulle dita era grasso come olio lubrificante e la zona che si diradava all'attaccatura dei capelli era molliccia il calore gli stava cuocendo lo scalpo anche attraverso il feltro marrone del cappello prima ancora che si rimettesse il cappello il sudore delle mani si era asciugato aprì la doppietta mise le cartucce in tasca aprì la portiera posteriore della Chevy e gettò il fucile sul tappetino. Tornò dietro al volante e il sedile gli bruciò la schiena e il culo come una griglia per barbecue. Il sole brillava attraverso i finestrini leggermente affumicati come un cerchione cromato sfavillante, costringendolo a strizzare le palpebre. Diede una sbirciata a Colon e se lo studiò. Lo stronzo si era addormentato con la testa all'indietro. E il cappello nero, un po' afflosciato, gli pendeva in equilibrio precario sulla testa, con aria quasi spavalda. Il sudore colava sul viso arrossato di Colonne, correva sopra le palpebre intorno al collo, scendendo sopra la copertura bianca dei sedili dove asciugava in fretta. Aveva la mano sinistra fra le gambe, stretta sulle palle, e la destra era sul bracciolo, l'unico posto dove poteva tenerla. Poiché era ammanettato alla portiera. Wayne pensò che avrebbe dovuto far saltare le cervella a quel bastardo e dire addio che era morto per strada. Quella testa di cazzo meritava senz'altro una pallottola, ma Wayne non voleva perdere i mille dollari della sua taglia. Gli sarebbero serviti fino all'ultimo centesimo se voleva mettere le mani su quel parco demolizione macchine a cui teneva tanto. La demolizione macchina era il sogno che Wayne trascinava dinanzi a sé, la carota messa davanti a un asino e non era più deciso ad ammettere i ritardi. Se fosse riuscito a evitare altri viaggi in quel dannato deserto non avrebbe certo pianto. Pop gli avrebbe venduto quel posto con il denaro che aveva già e il resto avrebbe potuto darglielo in seguito, ma non era in quella maniera che Wayne voleva concludere l'affare. La faccenda delle taglie non lo attirava più come una volta e adesso voleva fare qualcosa di diverso. Non era più divertente. Quando mettevi con le spalle al muro i figli di puttana e gli infilavi un paio di manette, dovevi stare attento al culo fino a quando non li sbattevi dentro. Dovevi dormire con un occhio aperto e con una mano sulla pistola. Non era un bel modo di vivere. Inoltre, voleva una possibilità per ricambiare pop. Pop era stato come un padre per lui. Quando era un bambino e sua madre si faceva scopare dai messicani al di là del confine per i soldi dell'affitto, Pop gli aveva permesso di stare nel parco Demolizioni e di salire sulle vetture arrugginite e di guardarlo mentre riparava le macchine migliori, mentre metteva a punto quelle bimbe così bene che facevano le fusa come fighette in attesa di un uccello. Quando era cresciuto, Pop lo aveva portato a puttane a Galston e sulla spiaggia per sparare a tutte quelle schifose, fottute creature mentre nuotavano nel golfo. A volte se lo era tirato dietro in Oklahoma per le retate dei morti. Quel vecchio coglione si divertiva come un matto a colpire in testa quei morti fottuti con un cerchione di ferro, a spappolargli i cervelli bacati per toglierli di mezzo una volta per tutte. Ed era un bel rischio. Perché se uno di quei morti ti mordeva, potevi metterti l'anima in pace e spararti subito un colpo in testa. Wayne si scosse dai suoi pensieri su Pop e sul cantiere e accese l'impianto stereo. Una delle sue canzoni country western preferite cominciò a sussurrare al suo orecchio. Cantava Billy Contigas e Wayne canticchiò seguendo la musica mentre procedeva attraverso l'ombra della Cadillac. Benvenuta, anche se è inutile. La mia ragazza mi ha lasciato, mi ha lasciato per una vacca, ma non me ne frega un cazzo, adesso è radioattiva. Sì, la mia ragazza mi ha lasciato, mi ha lasciato per una vacca con sei tette. Proprio quando Contiga se stava per arrivare al pezzo migliore, emettendo quel suono trillante di gola per il quale era famoso, Colon aprì gli occhi e parlò. Ma è già abbastanza brutto dover sopportare questo caldo fottuto e il tuo canticchiare senza dover ascoltare queste stronzate. Non hai qualcosa di Hank Williams? O magari musica nera come quella che si faceva una volta? Lo sai, quelle dove un branco di negri fa il coro e uno di loro canta come se gli avessero tagliato i coglioni. Caron. Non sai riconoscere della buona musica nemmeno quando la senti. Calon mosse la mano libera verso il nastro del cappello. Trovò una delle poche sigarette rimaste e un fiammifero. Strofinò il fiammifero sul ginocchio, la accese e tirò qualche boccata. Wayne non riusciva a capire come Calon potesse fumare con tutto quel calore. Non riconoscerò la buona musica quando la sento, mezza sega! Ma sono sicurissimo di distinguere la cattiva musica quando l'ascolto. E questa è merda. Non hai nemmeno un briciolo di cultura, Caron. Sei stato troppo occupato a stuprare bambine. Un uomo deve pure avere qualche passatempo, disse Caron, soffiando il fumo verso Wayne. Mi piace la figa giovane. Oltretutto, quella. Non aveva mica il pannolino. <ride> Difficile trovarne una così piccola. Aveva 13 anni. Lo sai come si dice: se sono abbastanza grandi da sanguinare, lo sono anche per figliare. Che età devono avere per farsi ammazzare da te? Faceva troppo chiasso. Cambia canale, Colon. Sto solo passando un po' il tempo, mezza sega. Faresti meglio a stare attento, cacciatore di taglie, perché quando meno te lo aspetti ti spacco la testa. Stai per dare fiato ai tuoi polmoni una volta di troppo, calonne. E quando succederà, finirai questo viaggio nel bagagliaio, con le formiche che ti passeggiano addosso. Il tuo prezzo non è così alto da impedirmi di spararti un colpo. Hai avuto culo nel locale, ragazzo. Ma c'è sempre un domani e ogni giorno non può essere sempre come al Rosalita. Il guaio Calon è che tu stai finendo i tuoi domani. Capitolo 3 Procedendo fra le Cadillac sotto il cielo che sbiadiva come una lampadina con ancora poche ore di vita, Wayne guardò le auto e cercò di immaginare come fossero state le guerre Chevrolet-Cadillac e perché fossero state combattute in quello squallido deserto. Aveva sentito dire che era stato uno scontro infernale, quasi alla pari, ma la vittoria finale era andata alle Chevy. E adesso quelle erano le uniche auto prodotte a Detroit. E per quanto lo riguardava, quello era l'unico prodotto di Detroit che valesse qualcosa. Le auto. La pensava nello stesso modo riguardo alle città. Avrebbe preferito sdraiarsi a terra e farsi pisciare in faccia da un cane ammalato, piuttosto che attraversarne in macchina una, per non parlare poi di viverci. Low Town era un'eccezione. Lui stava andando là, non per viverci, ma per consegnare Colon alle autorità e incassare la sua ricompensa. La gente di Lowtown era sempre contenta di vedere arrivare un criminale in catene. Le esecuzioni pubbliche erano popolari e variopinte e attiravano un flusso costante di valuta esterna. L'ultima volta che c'era stato aveva comprato un biglietto di prima fila per una delle esecuzioni e aveva guardato un taccheggiatore abituale, un topo di fogna dai capelli rossi, squartato da due trattori. L'esecuzione in sé era stata piuttosto breve. Ma c'erano stati parecchi numeri introduttivi con pagliacci e cantanti e perfino una spogliarellista con due tette gigantesche che sapeva far roteare in direzioni opposte al ritmo della musica. Wayne era rimasto deluso dallo spettacolo. L'organizzazione si era rivelata carente, il cibo e le bevande troppo cari e i posti in prima fila troppo vicini ai trattori. Era riuscito a vedere che le budella del pel di carota erano più rosse dei suoi capelli, ma un po' di frattaglie gli erano schizzate sulla camicia nuova e anche con l'acqua fredda le macchie non erano più venute via. Aveva suggerito a uno degli organizzatori di sistemare un grosso schermo di plastica davanti alla prima fila per proteggerla dagli schizzi, ma dubitava che ne avessero tenuto conto. Guidò finché non fu buio pesto. Allora Wayne fermò la Chevy, allungò un pezzo di carne essiccata a Calon e gli fece bere qualche sorso d'acqua dalla sua borraccia. Poi lo ammanettò al paraurti anteriore dell'auto. Se vedi serpenti, qualche lucertolone gila, scorpioni o roba del genere, lancia un urlo. Magari riesco ad arrivare in tempo. Preferirei lasciarmi rientrare nel culo piuttosto che chiamarti. Lasciato Calon con la testa appoggiata al paraurti, Wayne salì sul sedile posteriore della Chevy e dormì con un orecchio teso e un occhio aperto. Prima dell'alba, Wayne caricò Calon sulla macchina e rimise in moto. Dopo pochi minuti passati ad affettare la grigia foschia del primo mattino, si sollevò il vento. Uno di quei bizzarri venti del deserto che uscivano di colpo dal nulla. Trasportava sabbia nell'aria alla velocità di pallottole, colpendo la scevi come un branco di gatti furibondi con le unghie sguenate. Le gomme da sabbia macinarono la strada scricchiolando. Wayne accese l'aspiratore del parabrezza, i tergi cristalli da sabbia e i fari anteriori e continuò a procedere. All'ora in cui il sole avrebbe dovuto sorgere, non riuscirono a vederlo. Troppa sabbia. Soffiava più forte che mai e l'aspiratore e le spazzole non riuscivano a eliminarla. Cominciava ad ammucchiarsi. Wayne non vedeva nemmeno più le Cadillac di fianco a loro. Stava per fermarsi quando una sagoma indistinta, un po' simile a una balena, gli attraversò la strada. Wayne pestò sul freno di colpo, dando una brutta sorpresa alle gomme da sabbia ma non fu sufficiente. Alchevi sbandò di lato e urtò la sagoma sul lato di Colon. Wayne sentì il compagno urlare, poi fu sbattuto contro la portiera e la sua testa colpì il metallo. E il buio esterno fu poca cosa in confronto all'oscurità nella quale sprofondò. Capitolo 4 Wayne ne uscì con la stessa rapidità con la quale vi era piombato. Da una leggera ferita alla fronte il sangue gli colava sugli occhi. Si ripulì usando una manica. La prima cosa che vide con chiarezza fu un viso al finestrino, un viso pallido, butterato come la superficie lunare, con due occhi sporgenti e l'espressione di un idiota che contemplasse un libro scritto in sanscrito. In testa l'uomo aveva uno strano cappello nero con ai lati due grosse falde rotonde simili a orecchie, e al centro del cappello, come un'escrescenza d'argento, spuntava la testa di una grossa vite. La sabbia graffiava il viso, si piantava in ogni increspatura, colpiva gli occhi sempre spalancati e faceva sventolare le falde del cappello. L'uomo non sembrava nemmeno accorgersene. Benché fosse ancora intontito, Wayne ne comprese subito il motivo. Quell'uomo era morto. Wayne guardò in direzione di Cologne La portiera del suo lato era accartocciata verso l'interno e il metallo, piegandosi, aveva spezzato in due la manetta attaccata al bracciolo. L'urto aveva sbattuto Cologne al centro del sedile. Adesso se ne stava là e reggeva la mano davanti al viso, fissando la manetta penzolante e la catenella quasi fossero un braccialetto d'argento e una collana di perle. Chino sopra il cofano, intento a togliere con le mani la sabbia dal parabrezza, c'era un altro morto. Anche questo portava un cappello con le falde rotonde. Premette un viso smangiucchiato contro l'aria ripulita e sbirciò calona all'interno. Un filo di saliva verdognola gli colò dalle labbra sul vetro. Altra sabbia venne spazzata via dai suoi colleghi. Ben presto tutti i finestrini dell'auto mostrarono visi pallidi e putrefatti di morti. Fissavano tutti Wayne e Calon come se fossero due pesci rari in un acquario. Wayne armò il cane della 38. E io? Cosa dovrei usare? Prova col tuo fascino, disse Wayne. E in quell'istante, come per un segnale, i morti arretrarono dai finestrini. Lasciando solo uno di loro in piedi sul cofano con una mazza da baseball. Quello colpì il parabrezza, che si trasformò in una distesa di minuscole stelle. La mazza calò di nuovo, e il firmamento cadde e le stelle precipitarono, e la tempesta di sabbia aggredì urlando Wayne e Calon. I morti riapparvero compatti. Quello sul cofano tentò di entrare dal buco del parabrezza, insensibile alle schegge di vetro che gli strappavano gli abiti giallaceri e gli dilaniavano la carne simile a cartone umido. Wayne sparò nella testa al battitore e l'uomo, morto definitivamente, cadde attraverso il buco bloccando con il suo corpo il braccio di Wayne. Prima che Wayne potesse liberare la pistola, una mano di donna penetrò dal buco e lo agguantò per il collo della camicia. Altri morti si accanirono contro il vetro e lo sbriciolarono a calci e a pugni. Wayne si trovò subissato di mani. Erano fredde e secche come copri sedili di vero cuoio. Lo trascinarono sopra il volante e il cruscotto, fino a portarlo fuori. La sabbia cominciò a lavorarsi la sua pelle come una grattugia per il formaggio. Wayne udì Calon urlare. «Mangiatemi, stronzi fottuti! Mangiatemi e che vi possa andare di traverso!» Rovesciarono Wayne sul cofano della Chevy. Parecchi visi si chinarono sopra di lui. Denti gialli e gengive sdentate si avvicinarono. «Adesso inizia la buffata», pensò. «La sua unica consolazione stava nel fatto che i morti erano tanti e che quindi di lui non sarebbe rimasto abbastanza per poter tornare in vita dalla morte». Probabilmente si sarebbero pappati il suo cervello come dessert. E invece no. Lo sollevarono e lo portarono via. La cosa che vide subito dopo fu un'immagine più chiara della sagoma a forma di balena che la Chevy aveva investito. Era uno scolabus giallo. La porta dell'autobus si aprì con un sibilo. I morti scaricarono dentro Wayne e gli lanciarono dietro il suo cappello. Poi si tirarono indietro e la porta si richiuse, mancando per un pelo il piede di Wayne. Wayne sollevò gli occhi e vide un uomo che gli sorrideva, seduto al posto di guida. Non era morto, solo grasso e brutto, alto sia un metro e mezzo e calvo, se si accettuava una frangetta intorno alla pelata luccicante del colore di ciò che restava in una tazza di cesso otturato. Aveva un naso così lungo e paonazzo e maligno che dava l'impressione di poterli cadere dal viso in ogni momento, come una banana troppo matura. Indossava quello che dapprima a Wayne sembrava un accapatoio, ma poi risultò una tonaca simile a quella di un monaco. Era vecchia e sbrindellata e mangiata dalle tarne. E Wayne vide una carne pallida attraverso gli strappi dal grassone emanava un odore fra il puzzo di sudore stantio di palle che sanno di rancido e di culo pulito male. «Lieto di vederti", disse il grassone. «Encantato!» incantato", disse Wayne. Dal fondo dell'autobus giunse un suono strano, irriconoscibile. Wayne alzò la testa sopra i sedili per dare un'occhiata. A circa metà del corridoio c'era una suora o una specie di suora. Gli voltava le spalle e portava il solito abito bianco e nero delle suore. La parte che le copriva la testa e il busto era quella tradizionale, ma scendendo si notava qualcosa di diverso. L'abito le arrivava solo alle cosce. Sotto si vedevano calze a rete nere e tacchi a spillo altissimi. Era snella, con due belle gambe e un culetto alto e sodo, che Wayne anche in quelle circostanze non poté fare a meno di ammirare. Muoveva una mano sopra la testa come se stesse segando l'aria. Seduti in entrambe le file di posti c'erano dei morti. Portavano tutti quei cappelli con le falde rotonde, ed erano loro a produrre quel suono. Stavano cercando di cantare. Wayne non aveva mai saputo che i morti potessero emettere suoni diversi dai gemiti o dai grugniti, ma lì stavano cantando. Un canto del tutto stonato, certo, con molte parole ingarbugliate e alcuni dei morti che si accontentavano solo di aprire la bocca in silenzio, ma per Dio lui riconosceva il pezzo. Era Gesù mi ama. Wayne tornò a guardare il grassone e fece scivolare una mano verso il coltello da caccia nello stivale destro. Il grassone tirò fuori una piccola 32 automatica da sotto la tonaca e gliela puntò addosso. È un calibro piccolo, ma sono un ottimo tiratore e con questa riesco a fare buchi piccoli ma precisi. Wayne interruppe il suo tentativo di raggiungere lo stivale. Oh, così va bene. Prendi lentamente il coltello. Posalo a terra davanti a te e fallo scivolare verso di me. E già che ci siamo, mi pare di vederne un secondo nell'altro stivale. Wayne si voltò. Quando lo avevano scaricato dentro l'autobus, l'orlo dei suoi jeans si era sollevato sopra il bordo degli stivali. E adesso entrambe le impugnature dei suoi coltelli erano visibili, come due semafori. Aveva tutta l'aria di rivelarsi una giornata merdosa. Fece scivolare due coltelli verso il grassone, che li raccolse con dita impacciate e li scaricò sull'altro lato del sedile. La porta dell'autobus si aprì e Calon fu scaricato addosso a Wayne. Il suo cappello lo seguì a ruota. Wayne si scrollò di dosso Calon, recuperò il proprio cappello e se lo ficcò in testa. Calon fece lo stesso erano ancora inginocchiati. I signori vorrebbero spostarsi verso il centro dell'autobus? Wayne fece strada. Solo allora Calon notò la suora e disse, Ehi, guarda che culo! Il grassone tornò a farsi vivo. Così può bastare. Wayne scivolò sul sedile che il grassone gli indicò con un cenno della 32, e Calon si infilò al suo fianco. Gli altri morti salirono a loro volta sul torpedone, occupando i sedili anteriori e lasciando pochi posti al centro. Perché quegli stronzi là dietro fanno tutto questo baccano? Cantano. Non sei mai stato in Chiesa. Se lo dici tu. Calon si voltò verso la suora e i morti sul fondo e urlò. Non ne sapete qualcuna di Hank Williams? La suora non si voltò e i morti non interruppero il loro canto stonato. Direi di no. Sembra che tutta la buona musica sia stata dimenticata. Il baccano in fondo all'autobus cessò e la suora venne a dare un'occhiata a Wene e a Calon era carina anche sul davanti l'abito era aperto dalla gola al linguine con i bordi merlettati e mostrava una quantità di tette e un minuscolo paio di mutandine nere che non riuscivano a trattenere del tutto il pelo pubico folto e selvaggio come erba riccia quando Wayne riuscì a staccare gli occhi da laggiù e guardarla in viso vide che aveva la carnagione scura due occhi color caffè e un paio di labbra fatte per essere prese a morsi. Calon non riuscì nemmeno ad arrivare alla faccia. A lui i visi non interessavano molto. Annusò, poi disse, fissando le mutandine: Bella passera! La mano, della, la mano sinistra della suora scattò in avanti e colpì Calon su un lato del viso. Lui le afferrò il polso, dicendo. Anche il braccio non è male. La suora eseguì un piccolo numero di magia con la mano destra. La passò dietro la schiena e la riportò indietro con una derringher a due colpi. La premette contro la tempia di Calon. Wayne si chinò in avanti, sperando che non sparasse. A quella distanza la pallottola poteva trapassare la testa di Calon e beccare anche lui. Non posso sbagliare, disse la suora. <ride> È vero, disse Calonne e le lasciò libero il polso. Lei sedette al di fianco a loro, sorrise e accavallò le gambe. Wayne sentì il cavallo dei Levi sgonfiarsi e pilotare il suo contenuto lungo l'interno della coscia. Dolcezza, vali quasi la pena di beccarsi una palla in testa. La suora non smise di sorridere. L'autobus si mise in moto. Gli aspiratori e i tergicristalli si misero al lavoro. Il parabrezza diventò blu e un puntino bianco cominciò a muoversi fra altri puntini bianchi più piccoli. Radar. Wayne aveva già visto quel tipo di congegno su altri veicoli da deserto. Se l'avesse scampata e fosse riuscito a recuperare la sua macchina, magari avrebbe installato qualcosa del genere. O forse no perché era stufo del deserto. Comunque, in quel momento, i progetti sul futuro sembravano leggermente fuori posto. Poi pensò un'altra cosa. Radar. Questo voleva dire che quei bastardi sapevano che stavano arrivando e avevano tagliato loro la strada di proposito. Si sporse sul sedile e controllò il punto dove la sua Chevy aveva urtato l'autobus. Nemmeno una maccatura. Corazzato, probabilmente. Di quei tempi quasi tutti gli autobus scolastici lo erano. Di certo aveva anche vetri a prova di proiettile e gomme da sabbia antiforatura. Gli scolabus erano stati attrezzati in quel modo in seguito alle sommosse razziali e alla decisione di mandare a scuola i vitelli mutanti come se fossero esseri umani. E anche a causa dei bacucchi. I vecchi sporcaccioni convinti che i ragazzini... Dovessero servire agli adulti per scopi sessuali o per allentare la tensione. Non ti sembra ora di togliermi questo braccialetto. Ormai non serve più a un cazzo. Wayne guardò la suora. Sto per prendere la chiave delle manette nei pantaloni. Non sparare. Wayne trovò la chiave. Aprì la sola manetta rimasta e Calon la lasciò scivolare sul pavimento. Wayne vide che la suora sembrava incuriosita e disse, sono un cacciatore di taglie. No, è lui. Sono un cacciatore di taglie. Aiutami a portare quest'uomo a Lowtown e potrei farti guadagnare qualcosa per il disturbo. La donna scrollò il capo. Così si fa. Mi piace una suora che bada gli affari suoi. Sei una suora sul serio. Lei annui. Parli sempre tanto? Un altro cenno di assenso. Non ho mai visto una suora come te, almeno non vestita in questo modo e con una pistola. Siamo un ordine piccolo e speciale. Sei una specie di maestra di catechismo per questi morti? Una specie. Ma visto che sono morti non è inutile. Adesso non hanno più anima, vero? No. Ma la loro opera contribuisce alla gloria di Dio. La loro opera. Wayne guardò i morti seduti rigidamente ai loro posti. Notò che uno di loro stava per perdere un orecchio putrefatto. Tirò su col naso. Forse contribuiscono alla gloria di Dio, ma non sono l'ideale per l'aria che si respira. La suora infilò una mano in una tasca del suo abito e ne tirò fuori due oggetti rotondi. Ne lanciò uno a Calon e uno a Wayne. Caramelle al mentolo. Aiutano a sopportare l'odore. Wayne scartocciò la caramella e cominciò a succhiarla. Serviva ad attenuare la puzza, certo, ma il mentolo non era eccezionale. Gli ricordò le malattie della sua infanzia. A che ordine appartieni? Gesù amò Maria. La sua mamma, Maria Maddalena. Noi crediamo che l'abbia scopata, che fossero amanti. Ne abbiamo trovato prove nelle sacre scritture. Lei era una puttana e noi l'abbiamo presa come esempio. Smise di fare quella vita e divenne una puttana per Gesù. Mi spiace dovertelo dire, sorella, ma quel Gesù che tanto ti tira è morto stecchito. Ti aspetti che sia Lui a farti il servizio, la tua cosina diventerà tutta secca e finirà in polvere. Grazie per l'informazione, ma noi non scopiamo con Lui in persona, scopiamo con il Suo Spirito. Lasciamo che lo Spirito entri negli uomini e che loro ci prendano nello stesso modo in cui Gesù prese Maria. Non mi stai prendendo per il culo. Niente affatto. Beh, sai che adesso sento il vecchio Nazareno che si agita dentro di me. Perché non tiri quelle tendine, dolcezza, e poi butti indietro quel sedile per lasciare che il vecchio Calon ti faccia sentire il suo Gesù? Calon si spostò in direzione della suora. Lei gli puntò addosso la derringer, dicendo, resta dove sei. Se fosse davvero così, se tu fossi pieno di Gesù... Mi lascerei possedere in questo stesso momento. Ma tu sei pieno del diavolo, non di Gesù. Merda, sorella. Lascia un po' di respiro anche al vecchio diavolo. È un tipo divertente, tutto sommato. Facciamo un numerino a due e. Beh, d'accordo. Ma se cambi idea, posso diventare religioso in mezzo secondo. Mi piace da matti scopare. Ho scopato tutto quello che mi è capitato fra le mani, tranne un papagallino. E mi sarei scopato anche quello se solo avessi trovato il suo buco. Non sapevo che si potessero maestrare i morti, disse Wayne, tentando di indirizzare la suora verso una conversazione che potesse essergli d'aiuto, se non altro per capire cosa stava succedendo e in quale genere di guaio era venuto a trovarsi. Come ho detto, siamo un ordine molto particolare, fratello Lazzaro. Indicò con, una mano, indicò con la mano libera il conducente e senza voltarsi il grassone sollevò a sua volta la mano in risposta. Fratello Lazzaro, il fondatore, non credo che avrà nulla in contrario se vi racconto la sua storia e vi parlo di noi, di ciò che facciamo e perché. È importante diffondere il verbo fra i pagani. Non darmi del fottuto pagano. Quello che fate voi è pagano. Andarsene in giro con un cazzo di autobus pieno di morti fottuti con quei buffi cappelli. Per Dio, non sanno nemmeno intonare una canzone in modo decente. La suora lo ignorò. Fratello Lazzaro era noto un tempo con un altro nome. Ma questo nome non ha più alcuna importanza. Era uno scienziato, un ricercatore, e lavorava in quel laboratorio da dove sono fuggiti i germi che hanno riportato in vita i morti ancora in possesso di un cervello non danneggiato. Fratello Lazzaro teneva in mano una bacinella con dentro l'esperimento, i germi, e per scherzo uno degli assistenti di laboratorio finse di fargli lo sgambetto, e lui, non sapendo che era uno scherzo, schivò la gamba dell'assistente e lasciò cadere la bacinella. In un attimo il sistema di condizionamento soffiò i germi in tutto il laboratorio. Qualcuno aprì una porta e i germi si sparsero nel mondo. Fratello Lazzaro fu consumato dalla colpa, non solo perché aveva lasciato cadere il piatto, ma perché in primo luogo aveva collaborato a creare quei germi. Abbandonò il suo lavoro. Cominciò a vagare per il paese. Arrivò qui con nient'altro che un po' di cibo, dell'acqua e qualche libro. Fra questi libri c'erano la Bibbia e i libri perduti delle Sacre Scritture, i Vangeli apocrifi e i numerosi capitoli esclusi dal Nuovo Testamento. Studiandoli, si rese conto che questi libri ignorati contenevano verità misconosciute. Riuscì a interpretare i loro significati reconditi e un angelo. Scese da lui in sogno a parlargli di un altro libro, e fratello Lazzaro prese la penna e trascrisse le parole dell'angelo inviate direttamente da Dio, e in questo libro tutti i misteri venivano spiegati. Come quello di scopare con Gesù? Come quello di scopare con Gesù e come non avere paura delle parole che riguardavano il sesso. Come non avere paura di vedere Gesù in veste di Dio e di uomo, come capire che il sesso, se indirizzato a Cristo e all'apertura della mente, può essere un'esperienza religiosa emozionante, e non solo il connubio di due animali selvatici in calore. Fratello Lazzaro percorse il deserto e le montagne, pensando alle cose che Dio gli aveva rivelato, ed ecco che meraviglia delle meraviglie. E il Signore gli inviò un'altra rivelazione. Fratello Lazzaro scoprì un grande parco di divertimenti. Non sapevo che Gesù andasse matto per le Montagne Russe. Era stato abbandonato da molto tempo. Una volta faceva parte di una località chiamata Disneyland. Fratello Lazzaro lo conosceva. In tutto il paese erano state costruite parecchie Disneyland. Ma quella si era ritrovata in mezzo alle guerre Shevi-Cadillac, era stata distrutta e la sabbia l'aveva ricoperta quasi interamente. La suora sollevò le braccia e fra quelle rovine egli vide un nuovo inizio. Datti una calmata, bimba, prima che ti venga un colpo. Radunò attorno a sé uomini e donne che la pensavano come lui e insegnò loro il Vangelo, il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, i libri perduti, e il suo stesso libro di Lazzaro, poiché aveva già iniziato a farsi chiamare con quel nome. Un nome simbolico che significava un nuovo inizio, un'ascesa alla vita dalla morte e un modo di vedere le cose come realmente esse, esse erano. Parlando la suora muoveva rapidamente le mani, sottolineando ciò che diceva. Il sudore cominciò a imperlarle la fronte e il labbro superiore. Così tornò a fare uso delle sue conoscenze di scienziato, ma le rivolse a un fine più alto, al volere di Dio. E come fratello Lazzaro, comprese l'utilità dei morti. Si poteva insegnare loro a lavorare per costruire un grande monumento alla gloria di Dio, e questo monumento questa istituzione di monaci e di suore sarebbe stato chiamato Terra di Gesù alla parola Gesù la suora diede la propria voce un gorgheggio particolare e i morti colta all'imbeccata, dissero tutti insieme shallo dato il suo nome come diavolo avete fatto ad ammaestrare i morti? Con i bocconcini per cari? Con la scienza posta al servizio di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco come. Fratello Lazzaro ha fabbricato un congegno speciale che si può inserire direttamente nei cervelli dei morti attraverso il cranio. E questo congegno controlla certi impulsi. Li rende passivi e disponibili a obbedire almeno a semplici comandi. Grazie al regolatore, come lo chiama fratello Lazzaro, siamo riusciti a costruire molte cose con i morti. E dove li prendete i morti? Li compriamo dai macellai? Li salviamo dai loro propositi amorali? Dovrebbero beccarsi una pallottola in testa e finire sottoterra. Se il nostro uso del regolatore dei morti consistesse soltanto nel migliorare le nostre condizioni di vita sarei d'accordo. Ma non è così. Noi svolgiamo l'opera del Signore. I monaci si fottono le sorelle? Solo quando vengono posseduti dallo Spirito di Cristo. Sì. E scommetto che vengono posseduti spesso. Mica male come sistema. I morti che sbrigano i lavori pesanti nel parco di divertimenti. Adesso non è più un parco di divertimenti. E tanta passera gratis per i confratelli. Mi piace. Quel vecchio testa di cazzo laggiù è più furbo di quel che sembra. Non c'è nulla di egoistico nei nostri scopi o in quelli di fratello Lazzaro. Anzi, come penitenza per aver sparso i germi nel mondo, fratello Lazzaro si è iniettato un virus nel naso. Adesso marcisce lentamente. Mi era sembrata un po' strana come proboscide. Mi rimangio quello che ho detto. È davvero stronzo come sembra. Perché i morti portano quei buffi cappelli? Fratello Lazzaro ne scoprì un magazzino pieno accanto al vecchio parco di divertimenti. Sono orecchie da topo. Rappresentano un animale dei cartoni animati che un tempo era molto popolare e parte integrante di Disneyland. Topolino si chiamava. In questo modo sappiamo quali sono i nostri morti e quali invece non sono controllati dai regolatori. Ogni tanto morti vagabondi si infiltrano nella nostra area, vittime di delitti, bambini abbandonati nel deserto, gente che attraversa il deserto ed è morta per il caldo o per qualche malore. Alcuni fratelli e sorelle sono stati aggrediti. I capelli sono una precauzione. E noi come entriamo in tutto questo? La suora sorrise dolcemente. Voi, figlioli, accrescerete la gloria di Dio. Figlioli? Sei il tipo che chiama Lucertola un alligatore? Puttana? No, era Colonna. Figlioli! Sei il tipo che chiama l'ucertolo un ligatore, puttana! La suora si appoggiò contro il sedile e posò la derringer in grembo. Sollevò le ginocchia contro lo schienale del sedile di fronte, facendo increspare le mutandine nella valle della sua vagina. Sembrava un posto interessante da visitare, quella valle. Wayne si distolse da quella vista gradevole. Appoggiò la testa allo schienale e si, e si tirò il cappello sugli occhi. Per il momento non poteva fare nulla e visto che la suora stava sorvegliando Colonna al posto suo, lui avrebbe dormito, recuperato le forze e pensato a cosa fare dopo, sempre che fosse possibile fare qualcosa. Scivolò verso il sonno, domandandosi cosa avesse voluto dire la suora con il suo accrescerete la gloria di Dio. Aveva l'impressione che, una volta scoperto il significato di quelle parole, non gli sarebbe piaciuto. Capitolo 5 Si svegliò di soprassalto e vide che la luce del sole filtrata dalla tempesta dava ogni cosa a un colorito verdastro. Vedendo che era sveglio, Colon disse, Non è una bella tinta! Una volta avevo una camicia di questo colore che mi piaceva molto, ma ho avuto una lite con una puttana messicana con una gamba di legno per dei soldi e lei me l'ha strappata. Le ho fatto un bel buco in fronte a quella troia. Grazie per il racconto, disse Wayne e tornò a dormire. Ogni risveglio la luce era più forte e finalmente riaprì gli occhi tra la luce del sole che sfolgorava per pesta ormai finita. Ma non rimase sveglio. Si, si costrinse a richiudere gli occhi e ad accumulare altre forze. Per appisolarsi, ascoltò il ronzio del motore e pensò al campo di demolizione e a poco. E a come avrebbero potuto spassarsela insieme, bevendo birra, giocando con le macchine e scopandosi le donne sul confine. E magari qualcuna delle vacche mutanti che vendevano da quelle parti. Ma no, niente vacche. E nemmeno quelle altre creature modificate geneticamente. Un uomo doveva pur stabilire un limite alle sue porcate e per lui si trattava di fermarsi davanti a questi mutanti, anche se erano stati modificati al punto da sembrare quasi esseri umani. Un minimo di orgoglio ci voleva. Naturalmente quei limiti potevano sempre allentarsi. Ricordava ancora quando aveva stabilito di fottere solo donne carine. La sua ultima puttana non era certo stata un fiore di bellezza. Se non fosse stato attento avrebbe fatto la fine di Colon, costretto a cercare il buco giusto in un tavolino. Si svegliò per una gomitata di Colon nelle costole e vide la suora in piedi accanto al sedile con la Derringer spianata. Wayne sapeva che lei non aveva dormito, ma aveva un'aria vispa e gli occhi scintillanti. Fece un cenno col capo verso il finestrino, dicendo La terra di Gesù. Aveva di nuovo nella voce quel gorgheggio particolare. E i morti nell'autobus risposero con: Sia lodato il suo nome! Il cielo era sereno ma buio ormai, una notte frizzante con una grossa luna color ottone. L'autobus solcava la sabbia bianca come una goletta mistica, con le vele piene di vento. Si inerpicò su per una collina impossibile verso ciò che sembrava un'aurora boreale. Poi s'uccoffò in un arcobaleno atomico di colori che riempì l'autobus di luci fiabesche. Quando i suoi occhi si furono abituati alle luci e l'autobus effettuò una precaria sterzata verso destra, Wayne ebbe modo di guardare in fondo alla valle. Una veduta aerea non avrebbe potuto essere migliore della vista del suo finestrino. Laggiù c'era un universo di metallo lucente e di neon contorti. Al centro della vallata c'era una grande statua di Gesù Crocifisso, che doveva essere alta almeno 25 piani. Gran parte del corpo era composta di tubi metallici e di neon multicolori e quasi tutta la luce proveniva da là. C'era una corona di filo spinato, ritorta parecchie volte intorno alla piastra cromata che formava la fronte, e più sotto alcuni ciuffi di capelli, al neon, color ruggine. Gli occhi del Salvatore erano ciclopici, enormi luci stroboscopiche verdi che oscillavano da destra a sinistra con la precisione di un ventilatore rotante. Sul viso c'era un sorriso che andava da un orecchio all'altro e i denti erano lastre di metallo scintillante, separate da ampie cavità nere. La statua era fornita di un gigantesco pene formato da cavi metallici intrecciati. E spire di tubi al neon. Il membro era più grosso e aveva un aspetto più robusto delle gambe artritiche composte da tubi di acciaio che lo fiancheggiavano. Il glande era costituito da un enorme rifluttore che pulsava rossastro. L'autobus continuò a fare il giro della valle, scendendo verso il basso come uno scarafaggio morto in un lavandino per metà intasato. E finalmente la strada si raddrizzò. E li portò nella terra di Gesù. Passarono fra le gambe della statua, sotto il glande pulsante, dirigendosi verso quello che sembrava un piccolo castello di mattoni dorati con un ponte levatoio cosparso di gioielli. Il castello era solo una delle numerose strutture alte che sembravano fatte di metalli rari e pietre pre preziose: oro, argento, smeraldi, rubini e zaffiri. Ma più si avvicinavano agli edifici. Più quelli si rivelavano per ciò che erano veramente. Gesso, cartapesta, vernice fosforescente, riflettori colorati e fasce di tubi al neon. Sulla sinistra, Wayne vide un lungo capannone aperto pieno di veicoli, in massima parte scuolabus. C'erano anche baracche buie costruite con lamiere e carta incatramata. Gli alloggi dei morti, forse. Dietro le baracche e il capanone degli autobus si alzavano alte strutture scheletriche che spiccavano scure contro il cielo e le luci multicolori: forme che ricordavano i resti ossei di grandi balene arenate. Sulla destra, Wayne scorse un edificio la cui facciata aperta serviva da palcoscenico. Dinanzi al proscenio c'erano file di sedie occupate da monaci e suore. Sulla scena, sei monaci, uno dietro una batteria, uno con un sassofono, gli altri con chitarre, si esibivano in un fragoroso ritmo roccheggiante che faceva tremare i vetri dell'autobus. Una suora con il davanti dell'abito spalancato e la testa nuda cantava nel microfono con la voce di un angelo sofferente. I suoi strilli amplificati entravano dai finestrini soffocando il suono del motore. La suora rantolò il nome Gesù così a lungo e con tanta durezza da farla sembrare un'invocazione giunta dal profondo dell'inferno. Poi spiccò un salto e cominciò a esibirsi in spaccate sul palco, rimbalzando in piedi prontamente come se avesse una molla nel culo. Scommetto che quella puttana sa raccogliere un quarto di dollaro con quella mossa, disse Calon. Fratello Lazzaro premette un pulsante. Il ponte levatoio con i suoi falsi gioielli si abbassò sopra uno stretto fossato e l'autobus entrò nel castello. Dentro l'illuminazione lasciava desiderare. I muri erano grigi e cupi. Fratello Lazzaro spense il motore e scese a terra e un altro monaco salì a bordo. Era alto e magro, con i denti sporgenti. Aveva anche un fucile a calibro 12 a pompa. Questo è il fratello Fred. Sarà la vostra guida. Fratello Fred fece scendere Wayne e Colon dall'autobus, allontanandoli dai morti con i loro cappelli e orecchie di topo, e dalla suora con le mutandine nere. Li spinse lungo un corridoio buio, su per una rampa di scale e giù per un corridoio più lungo, con porte spalancate su entrambi i lati porte che davano su stanze piene di oscurità e di luce, di carne marcia e di frattagli appese ai ganci, di teschi e ossa sparsi in giro come gusci di noce e rami spezzati, stanze piene di morti, ma morti sul serio, accatastati ordinatamente come legna per il fuoco, e stanze piene di scaffali di pietra e ingombri di boccali colmi di liquidi rossi come il fuoco, verdi come foglie di primavera, azzurri come il cielo e gialli come piscio, come pure distorte di vetro dove altri liquidi colorati correvano come inseguiti, fumavano come nervositi e poi si riversavano in grosse bocce di vetro, finalmente in salvo. Stanze con piattaforme, tavoli e scatole, sedie e sgabelli coperti di strumenti o di morti o di pezzi di morti, oppure occupati da monaci e suore che se ne stavano seduti a esaminare carte o provette o parti anatomiche, e le fissavano con espressione seria e, e concentrata. Le labbra increspate quasi fossero sul punto di esplodere in qualche pronunciamento tale da scuotere il cielo e la terra. E finalmente giunsero a una stanzetta con un'altra finestra, senza vetri. E si affacciava sullo sfolgorante caos che era la terra di Gesù. La stanza era disadorna: un tavolo, due sedie, due lettini lungo i lati. I muri erano di pietra nuda, sulla destra un piccolo bagno senza porta. Wayne andò alla finestra e contemplò la terra di Gesù che pulsava come un cuore disperato. Ascoltò per un attimo la musica, poi si allungò e sporse la testa. Erano parecchio in alto, e sotto non c'erano appigli. Tentare un salto avrebbe voluto dire ritrovarsi i tacchi degli stivali sotto le tonsille. Wayne emise un fischio di apprezzamento per la distanza che lo separava dal terreno sottostante. Fratello Fred lo giudicò un complimento per la terra di Gesù. «È un miracolo, vero?» disse. «Un miracolo! Questa buffonata di luci colorate!» Non è un miracolo, è una cazzata. Porta qui la suora che c'è sull'autobus e dille di spararmi uno stronzo perfettamente rotondo attraverso un cerchio a venti passi di distanza. E anch'io griderò al miracolo. Fratello, dentini fottuti. Ma questa storia della Terra di Gesù è la più grossa stronzata che abbia mai sentito dai tempi dei maglioncini per i e poi guarda questo buco. Potevate anche sistemarlo un po' meglio. Magari con la foto di una bimba nuda che si fa un sommarello. O di un paio di maiali che scopano. Qualsiasi cosa. E una porta al cesso non guasterebbe. Non mi garba l'idea di spremermi sulla tazza e di sapere che qualcuno può darmi una sbirciata. Non è decente. Un uomo avrà pure il diritto di fare i suoi versi in pace. Questo posto mi ricorda un motel di Waco dove mi sono fermato una notte. Ho costretto il padrone a restituirmi i soldi perché gli scarafaggi nel cesso erano talmente grossi da poter usare la doccia. Fratello Fred ascoltò questa tirata senza battere ciglio, come se vedere Calon parlare fosse non meno sorprendente che vedere un rospo cantare. Poi disse: "Fate la nanna belli di mamma". Domani comincia il lavoro. Io non voglio nessun fottuto lavoro. Buonanotte, figlioli, disse fratello Fred. E uscì chiudendo la porta. Il suono della serratura fu secco e finale. Capitolo 6. All'alba Wayne si alzò e andò a pisciare poi si affacciò alla finestra. Il palcoscenico dove i monaci avevano suonato e la suora spiccato i suoi salti era deserto. Le forme scheletriche che aveva notato la sera prima erano tralicci e binari di montagne russe abbandonate da parecchio tempo. Ebbe un'improvvisa visione di Gesù e dei discepoli che facevano un giro sull'otto volante. I lunghi capelli e i camicioni svolazzanti nel vento il gigantesco Gesù crocefisso non sembrava più tanto impressionante senza le sue luci e il mistero della notte, un po' come una puttana senza trucco e con la parrucca storta alla luce diretta del sole. Hai qualche idea su come filarsela da qui? Wayne guardò Calon. Era seduto sul letto e si infilava gli stivali. Wayne scrollò il capo. Cosa non darei per una sigaretta? Sai, credo che dovremmo lavorare insieme. Dopo potremmo cercare di ammazzarci a vicenda. Inconsciamente Colon si toccò l'orecchio che Wayne aveva privato del lobo con un morso. Non mi, non mi fiderei di te neanche se fossi morto. Lo so, ma ti do la mia parola. E la mia parola è qualcosa sulla quale puoi contare. Non la rimangerò. Wayne fissò Calon. Pensando che in fondo non aveva nulla da perdere. Avrebbe continuato lo stesso a restare sul chi vive. D'accordo. Dammi la tua parola che lavoreremo insieme per uscire da questo casino e quando siamo liberi dirai che la tua parola è durata abbastanza. Sistemeremo i nostri conti. Intesi! disse Calon e gli tese la mano. Wayne la fissò. Affare fatto! Wayne prese la mano di Calon e la strinse. Capitolo 7. Qualche istante più tardi la porta fu riaperta e un monaco sorridente con i capelli del colore e della consistenza della lanugine, ammuffita, entrò insieme a fratello Fred, che aveva ancora il suo fucile a pompa. C'erano due morti con loro. Un uomo e una donna. Indossavano abiti laceri e i cappelli con le orecchie da topo. Nessuno dei due sembrava morto da molto o puzzava in modo particolare. A dire il vero, i monaci puzzavano parecchio di più. Usando la canna del fucile, Fratello Fred li spinse giù per il corridoio fino a una stanza con tavoli metallici e strumenti medici. Fratello Lazzaro era l'altro capo di uno dei tavoli. Sorrideva. Il suo naso aveva un aspetto particolarmente canceroso quella mattina. Una pustola bianca grande come l'unghia di un pollice aveva preso alloggio sulla sua narice sinistra e sembrava una cipollina incastonata in uno stronzo. Al suo fianco c'era una suora. Era bassa, con un paio di belle gambe, anche se un po' troppo magre, e indossava la stessa tenuta della sua consorella sull'autobus. Addosso a lei la faceva sembrare più giovane. Forse perché era snella e con il seno piccolo. Aveva un viso carino e due occhioni tutte pupille. Dagli, ordi, dagli orli della cuffietta le sbucavano ciuffetti di capelli biondi. Aveva un'aria pallida e debole, come se fosse stanca fino al midollo. Sulla sua guancia destra c'era una voglia che somigliava all'immagine lontana di un uccellino in volo. Buongiorno! disse fratello Lazzaro. Spero che i loro signori abbiano dormito bene. Cos'è questa storia del lavoro? disse Wayne. Lavoro? Sono stato io a parlarne in questi termini, disse Fratello Fred. Forse è stata una descrizione troppo affrettata. Come minimo, niente lavoro per voi, signori, avete la mia parola. Tutto il lavoro spetta a noi. Sdraiatevi su questi tavoli e vi prenderemo un campione di sangue. Perché? La scienza. Intendo scoprire una cura contro i germi che fanno tornare in vita i morti e per farlo devo studiare esseri umani vivi. Sembra una, un po' una cosa da scienziato pazzo, non è vero? Ma vi assicuro che perderete solo qualche goccia del vostro sangue. Beh, forse più di qualche goccia. Ma non vi farà alcun male. Usate il vostro strafottuto sangue! Lo facciamo, ma siamo sempre alla ricerca di nuovi campioni. Un po' qui, un po' là. E se non accettate, vi uccideremo. Calon ruotò sui tacchi e colpì fratello Fred sul naso. Fu un pugno vigoroso e fratello Fred cadde seduto sul pavimento. Ma non abbandonò il suo fucile e lo puntò anzi su Colonne. Avanti, disse con il naso che sanguinava. Riprovaci. Wayne tese i muscoli per intervenire, ma esitò. Da dove si trovava era in grado di colpire il monaco alla testa con un calcio, ma questo non gli avrebbe impedito di sparare a Colonne, e lui ci avrebbe guadagnato ben poco. Inoltre aveva dato a quel bastardo la sua parola che avrebbero tentato di sopravvivere insieme a quel brutto pasticcio. L'altro monaco allacciò le mani e vibrò un colpo alla nuca di Colon, gettandolo a terra. Fratello Fred si alzò e mentre Colon tentava di imitarlo lo colpì con il calcio del fucile alla nuca. Colon sbatté la fronte sul pavimento, rotolò su un fianco e rimase là disteso gli occhi sfarfallanti come ali di falena. Fratello Fred, devi imparare a offrire l'altra guancia. Adesso metti questo sacco di merda sul tavolo. Fratello Fred osservò Wayne per controllare se anche lui era in vena di provocare guai. Wayne si infilò le mani in tasca e sorrise. Fratello Fred chiamò i due morti e fece sollevare Colon sul tavolo. Fratello Lazzaro lo legò con cinghie di pelle. La suora prese un vassoio con aghi, siringhe, cotone, idrofilo e bottigliette e lo posò sul tavolo accanto alla testa di Colon. Fratello Lazzaro arrotolò la manica di Colon, inserì un ago su una siringa, la piantò nel braccio di Colon e la ritirò piena di sangue. Infilò l'ago nel tappo di gomma di una bottiglietta e vi travasò il sangue. Poi guardò Wayne e disse. Spero che tu ci darai meno problemi. Dopo avrò un succo d'arancia e qualche biscotto. Potrai andartene senza un bozzo in testa. Credo che dovrò accontentarmi. Wayne si stese sul tavolo accanto a fratello Lazzaro e lo legò. La suora portò il vassoio e fratello Lazzaro ripeté l'operazione compiuta su calone. La suora restò accanto a Wayne e lo fissò in viso. Wayne cercò di leggere qualcosa nei suoi lineamenti. Ma non scoprì neppure l'ombra di un indizio. Quando Fratello Lazzaro ebbe terminato, strinse il mento di Wayne e gli diede una scrollata: Perbacco! Voi due ragazzi sembrate in ottima forma, ma non si può mai essere sicuri. Dovremmo sottoporre il sangue a qualche esame. Nel frattempo, suor Benemerita effettuerà qualche altro esame su di te. Mentre io accennò col capo a Colom privo di sensi, mi occuperò del tuo amico. Non è mio amico. Sciolsero Wayne dal tavolo, poi, suor benemerita, fratello Fred e il suo fucile lo condussero lungo il corridoio fino a un'altra stanza. La stanza aveva le pareti ricoperte di scaffali, e gli scaffali erano ricoperti di strumenti e flaconi. L'illuminazione era scarsa. E quasi tutta proveniva da una finestra parzialmente coperta da stecche di legno, benché vi fosse un'anemica lampadina gialla penzolante dal soffitto. Granelli di polvere nuotavano nell'aria. Al centro della stanza, in verticale, c'era una grande ruota a raggi. In alto aveva due cinghie ben distanziate e altre due verso il basso. Sotto le cinghie inferiori c'erano due ceppi di legno. La ruota era attaccata sul retro a una sbarra metallica retta piena di interruttori e di pulsanti. Fratello Fred fece spogliare Wayne e lo fece salire sulla ruota con le spalle verso il mozzo e i piedi sui ceppi. Suor Benemerita gli legò strettamente le caviglie. Poi Wayne dovette alzare le braccia e lei gli legò i polsi alla parte superiore della ruota. Spero che tu soffra molto, disse fratello Fred. Asciugati il sangue dalla faccia, ti dà un'aria da imbecille. Fratello Fred fece un gesto assai poco religioso con il dito medio e lasciò la stanza. Capitolo 8 Suor Benemerita toccò un interruttore, e la ruota cominciò a girare, dapprima lentamente, e la scarsa luce proveniente dalla finestra cominciò a girare attraverso i raggi, e la polvere prese a danzare davanti agli occhi di Wayne, e i raggi della ruota a gettare ombre sbilenche sulla parete. Mentre girava, Wayne chiuse gli occhi. Gli impediva di sentirsi troppo stordito, specialmente nei passaggi a testa rovesciata. Durante un passaggio a testa in su aprì gli occhi e scorse suor Benemerita che, piantata davanti alla ruota, lo fissava. Perché? disse e chiuse gli occhi mentre la sua testa si abbassava. Perché lo ha detto fratello Lazzaro? giunse la risposta dopo parecchio tempo, quando ormai Wayne aveva quasi dimenticato la domanda. A essere sinceri, non si era aspettata una risposta. L'aver domandato una cosa simile lo sorprese, e provò anche un briciolo di vergogna. Aprì gli occhi durante un altro passaggio in alto, ma lei si stava spostando dietro la ruota, oltre il suo campo visivo. Udì lo scatto di un interruttore e un lampo gli attraversò il corpo, facendolo urlare per la sorpresa. Un bagliore forcuto di elettricità gli guizzò dalla bocca come una lingua di rettile che saggiasse l'aria. La ruota cominciò a girare più svelta e le scariche giunsero più frequenti, e lui gridò con forza sempre minore, finché non smise del tutto. Era troppo intorpidito. Galleggiava nello spazio con addosso solo gli stivali e il suo cappello da cowboy, e si allontanava molto velocemente dalla terra. Intorno a lui galleggiavano auto demolite. Guardò meglio e vide che una di esse era la sua Chevy 57, e che dietro il volante era seduto Pop. Accanto al vecchio c'era una puttana messicana. Altre due sedevano dietro. Sembravano tutti un po' ubriachi. Una delle puttane sedute dietro si sollevò il vestito e premette il culo nudo contro il finestrino, piegato in modo che lui potesse vederle la passera. Sembrava un taco bisognoso di una buona rasatura. Lui sorrise e cercò di avvicinarsi, ma la 57 si stava allontanando con un'ampia virata e voltandogli la coda. Vide una faccia contro il finestrino posteriore. La faccia di Pop. Era strisciato fin là dietro e lo stava salutando tristemente. Una puttana lo tirò indietro. Anche le altre auto si allontanavano, quasi trascinate dal vuoto causato dalla ritirata della 57. Wayne nuotò con le braccia e scalciò con i piedi, cercando di inseguire la 57 e gli altri rottami, ma rimase a penzolare dov'era. Come una falena inchiodata a una tavola. Le auto svanirono in lontananza e lo lasciarono là solo, le braccia e le gambe allargate, a roteare fra un'infinità di stelle gelide e indifferenti. Come sono condotti gli esami? Annota ogni cosa che ti riguarda. Fa un diagramma, elettrocardiogramma, onde cerebrali, fegato: tutto quanto è doloroso perché fratello Lazzaro vuole così. Pensa che io non sappia queste cose, che io sia lenta di cervello? Sarò lenta, ma non stupida, anzi molto intelligente. Era una scienziata prima dell'incidente. Fratello Lazzaro non è un santo, è pazzo. Ha costruito la ruota a causa della Santa Inquisizione, sa molte cose sull'inquisizione. Penso che ne abbiamo ancora bisogno per uomini come te. Gli empi, dice lui. Ma gli piace semplicemente fare del male. Io lo so. Wayne aprì gli occhi. La ruota si era fermata. Suor Benemerita parlava con voce piatta, spiegandogli la ruota. Ricordò di averle chiesto perché circa tremila anni prima. Adesso Suor Benemerita lo fissava di nuovo. Scomparve da un lato e lui si aspettò che la ruota riprendesse a girare. Ma quando lei tornò, aveva sotto il braccio uno specchio lungo e stretto. Andò ad appoggiarlo contro il muro di fronte a lui. Poi salì a sua volta sulla ruota, posando i piccoli piedi sui ceppi accanto ai suoi. Si sollevò all'orlo dell'abito e si abbassò le mutandine nere. Avvicinò il viso al suo, come se cercasse qualcosa. Ha intenzione di prendersi il tuo corpo, un pezzo dopo l'altro, sangue, cellule, cervello, il tuo uccello, tutto quanto vuole vivere in eterno. Aveva le mutandine in una mano e le gettò via. Wayne le guardò volare in alto e poi afflosciarsi sul pavimento come un pipistrello morente. Gli prese in mano l'uccello e cominciò a manipolarlo. Aveva le mani fredde e lui non era in forma sbagliante, ma l'erezione non si fece attendere. Lei se lo prese fra le gambe e cominciò a strofinarlo fra le cosce. Erano gelide come le sue mani e secche. Ora lo conosco, so cosa sta facendo il virus dei morti, stava cercando di creare qualcosa che lo facesse vivere in eterno, ha fatto tornare in vita i morti, non ha conservato in vita i vivi, liberandoli dalla vecchiaia. Adesso l'uccello di Wayne pulsava, nonostante il gelo del suo corpo. Fa pezzi morti per imparare, fa esperimenti su di loro, ma il segreto della vita eterna è nei vivi. Ecco perché vuole te, perché sei un estraneo. Su quelli che vivono qui può solo eseguire esami, ma deve tenerli in vita perché obbediscano ai suoi ordini. Non devono scoprire come lui è realmente gli servono le tue viscere, quelle dell'altro uomo. Vuole essere un Dio, vuole in alto sopra di noi con un piccolo aereo e guarda in basso. Scommetto che gli piace pensare di essere. Il creatore. Un aereo. leggero. Lei si infilò dentro il suo uccello. E là dentro era freddo e secco, come in un pezzo di fegato lasciato tutta la notte a scolare sull'acquaio. Tuttavia, Wayne si sentì pronto. A quel punto era disposto a scoparsi anche una rapa. Lei lo baciò sull'orecchio e lungo il collo piccoli baci freddi, secchi come pane tostato. Pensa che io non lo sappia, ma io so che lui non ama Gesù, ama se stesso e il potere, gli dispiace per il suo naso. Lo credo bene. Lo ha fatto in un momento di fervore religioso, prima di perdere la fede. Ora vuole tornare a essere ciò che era, uno scienziato, vuole farsi crescere un nuovo naso, sa come riuscirci. Una volta l'ho visto far crescere un dito. Lo ha coltivato dalla pelle tolta dalla nocca di uno dei fratelli. Sa fare ogni genere di cosa. Ora lei muoveva i fianchi. Sopra la sua spalla lui poteva vedere lo specchio contro la parete. Vedeva il suo culo bianco che si dimenava e l'abito nero sollevato fino alla vita che minacciava di cadere come un sipario. Cominciò a muoversi a sua volta, lentamente e con decisione. Lei si voltò a guardare nello specchio osservandosi mentre lo scopava. L'espressione sul suo viso era più di studio che di rapimento. Voglio sentirmi viva, sentire un uccello caldo, duro e passato troppo tempo. Faccio del mio meglio. Questo non è l'angolo più romantico che conosco. Spingi, così posso sentirlo. Va bene. Le diede tutto quello che aveva. Incominciava a perdere l'erezione, si sentiva come un candidato impegnato in una prova per l'assunzione e incapace di fornire una buona impressione. Lei si staccò da lui e scese dalla ruota. Non posso biasimarti, disse lui. Lei andò dietro la ruota e toccò alcuni comandi sulla sbarra. Poi... Tornò a montargli addosso, uncinandogli le caviglie con le sue. La ruota prese a girare. Brevi scosse elettriche percorsero il corpo di Wayne. Non erano poderose come prima, ed erano vivificanti. Quando lui la baciò, fu come accostare la lingua ai morsetti di una batteria. Era come se l'elettricità gli guizzasse nelle vene per trovare sfogo nella punta del suo uccello, come se lui potesse riempirla di lampi invece di venire. La ruota si fermò scricchiolando. Doveva avere un temporizzatore collegato. Erano rovesciati e Wayne vide la loro immagine riflessa nello specchio. Sembravano due lucertole intente a scopare sul vetro di una finestra. Non sapeva a che punto fosse lei. Così continuò fino a farla finita. Senza l'elettricità stava perdendo il desiderio. Magari lei non era una sventola di prima classe, ma diavolo. Come diceva sempre Pop, la passera peggiore che mi sono fatto era pur sempre buona. Torneranno qui, presto. Non voglio che ci trovino così, devo ancora sbrigare un esame. Perché lo hai fatto? Voglio andarmene dall'ordine, andarmene da questo deserto. Voglio vivere e voglio che tu mi aiuti. D'accordo, ma il sangue mi sta andando alla testa e sono tutto intorpidito. Forse dovresti scendermi di dosso. Dopo un'eternità lei disse, ho oh, un piano. Si sciolse da lui, andò dietro la ruota e premette un pulsante che riportò Wayne in posizione eretta. Toccò un altro pulsante e lui riprese a ruotare lentamente. E mentre lei ruotava i lampi giocavano nel suo corpo, lei gli spiegò il suo piano. Capitolo 9. Credo che il vecchio Fratello Fred mi si voglia fare, disse Colon. Continua a tentare di infilarmi un dito nel culo. Erano tornati nella loro stanza. Ce li aveva riportati Fratello Fred, ancora nudi, e adesso erano di nuovo soli e si stavano rivestendo. Usciremo di qui. La piccolina, suor benemerita, ci aiuterà. E perché? Odia questo posto e vuole il mio uccello. Soprattutto odia questo posto. Qual è il piano? Prima Wayne gli spiegò quali erano i progetti di fratello Lazzaro. La mattina dopo sarebbero tornati nella stanza con i tavoli d'acciaio e li avrebbero stesi di nuovo là sopra. E se i risultati degli esami fossero stati soddisfacenti, fratello Lazzaro li avrebbe scuoiati vivi, lentamente. Perché, secondo Suor Benemerita, a lui piaceva così. Avrebbe filtrato il loro sangue come caffè, con certe formule sue, avrebbe estratto i loro cervelli per metterli in vasche di conservazione e stipato le vene e gli altri organi in frigorifero. Tutto questo sarebbe stato fatto nel nome di Dio e di Gesù Cristo, sia lodato il Suo nome, con la scusa di trovare una cura contro il germe dei morti. Ma invece tutto sarebbe stato fatto a esclusivo vantaggio di fratello Lazzaro, che voleva avere un naso nuovo, volare con il suo aereo ultraleggero sopra la testa di Gesù e vivere in eterno. Il piano di Suor Benemerita era il seguente: lei sarebbe stata nella sala di dissezione, avrebbe avuto pistole nascoste, avrebbe fatto la prima mossa, qualcosa per distrarre gli altri, poi sarebbe toccato a loro. Questa volta uno di noi due deve mettere le mani su quel fucile a pompa. Se oggi non te ne fossi rimasto a grattarti le palle, ce l'avremmo fatta ad avere le armi. Stavolta avremo il vantaggio della sorpresa, una vera sorpresa. Loro non si aspetteranno l'intervento di suor Benemerita. Possiamo salire sul tetto e prendere il volo con quell'ultraleggero. Quando finiremo la benzina potremo camminare. Magari tornare alla mia Chevy e sperare che funzioni ancora. Allora sistemeremo i nostri conti. Chiunque vinca si prende la macchina e la sorella. Quanto domani, anch'io ho un piccolo asso nella manica. Colon si infilò gli stivali. Poi fece ruotare uno dei tacchi che girò su se stesso e gli scodellò in mano un minuscolo coltello. È affilato come un rasoio. Ci ho cucito un. ci ho scucito un cinese dalla pancia al mento. È stato facile, come affettare una merda fresca. Peccato che tu non l'abbia tirato fuori oggi. Prima volevo tastare il terreno. E poi, a dire la verità, pensavo che una castagna sui denti a fratello Fred lo avrebbe messo a nanna. Lo hai beccato sul naso. Lo so, dannazione. Ma avevo tirato la bocca. Capitolo 10 L'alba e la stanza con i tavoli metallici sembravano gli stessi. Nessuno aveva portato dentro un vaso di fiori per ravvivare l'ambiente. Tuttavia il naso di fratello Lazzaro era cambiato. Adesso c'erano due cipolline incastonate. Suor Benemerita, con un'aria appena più accesa del giorno prima, reggeva il vassoio con gli strumenti. Questa volta il vassoio era pieno di bisturi. La luce faceva scintillare le loro lame. Fratello Fred si trovava dietro Colon e fratello Testa di Muffa era dietro Wayne. Oggi dovevano sentirsi molto sicuri di sé. Avevano perfino fatto a meno dei due morti. Wayne guardò Suor Benemerita e pensò che forse le cose non andavano del tutto per il verso giusto. Forse lei gli aveva mentito con quella sua parlantina lenta e smozzicata. Magari voleva soltanto un po' di uccello e aveva cercato di ottenerlo in modo tranquillo, promettendo mari e monti. Forse non le importava un cazzo di quello che fratello Lazzaro avrebbe fatto loro. Se lei lo aveva ingannato, Wayne era pronto ad andare lo stesso fino in fondo, anche se avesse dovuto saltare in bocca al fucile di fratello Fred. Meglio andarsene così che scoiato un pezzo alla volta. L'idea di Fratello Lazzaro del suo naso schifoso chini sopra di lui non lo tirava nemmeno un po'. Lieto di rivedervi. Spero che oggi non si ripeteranno gli sgradevoli problemi di ieri sera. Avanti, stendetevi. Wayne guardò suor benemerita. Il suo viso era inespressivo. L'unica cosa che sembrava viva in lei erano le ali piegate dell'uccellino sulla sua guancia. Va bene, pensò Wayne, arriverò fino al tavolo. Poi farò qualcosa, anche se sarò qualcosa di sbagliato. Avanzò di un passo e suor Benemerita scagliò il contenuto del vassoio in faccia a fratello Lazzaro. Un bisturi si piantò nel suo naso. E restò appeso là. Il vassoio e il resto degli strumenti caddero sul pavimento. Prima che fratello Lazzaro potesse lanciare un grido, Colón si abbassò di colpo e ruotò sui tacchi. Venne a trovarsi sotto il fucile di fratello Fred e usò l'avambraccio per spingerne in alto la canna. Partì un colpo che innaffiò di pallini il soffitto, staccando una pioggia d'intonaco. Calon aveva tenuto nascosto il piccolo coltello nel palmo della mano e adesso lo sollevò verso l'inguine di fratello Fred. La lama trapassò la tonaca e penetrò fino al manico. Non appena Calon iniziò la sua mossa, Wayne portò indietro l'avambraccio e agganciò la gola fratello testa di muffa. Poi si girò e chinando la testa dell'altro la prese a ginocchiate un paio di volte. Infine lo stese a terra colpendolo con un gomito alla nuca. Ormai Colon si era impadronito del fucile e fratello Fred era sul pavimento e tentava di estrarsi il coltello dai coglioni. Colon fece saltare di netto la testa a fratello Fred, poi fece lo stesso con fratello testa di muffa. Fratello Lazzaro, con il bisturi ancora penzolante dal naso, cercò di fuggire, ma scivolò sul vassoio e cadde ventre a terra. Calon fece due lunghi passi e gli mollò un calcio alla gola. Fratello Lazzaro emise un suono strozzato e tentò di rialzarsi. Wayne lo aiutò. Agguantò fratello Lazzaro per la collottola e lo sollevò, sbattendolo contro un tavolo. Il bisturi dondorava ancora dal naso del monaco. Wayne lo strinse e diede uno strattone, strappando anche un pezzo di naso. Fratello Lazzaro urlò. Colon infilò la canna del fucile in bocca a fratello Lazzaro, interrompendo il suo strillo. Colon caricò il fucile. Mangiati questo, disse, e tirò il grilletto. Il cervello di fratello Lazzaro schizzò dalla nuca attaccato a un frammento di calotta cranica. Il cervello e il cranio colpirono il tavolo e scivolarono sul pavimento come un piatto di uova strapazzate spinto lungo il bancone di una tavola calda. Suor Benemerita non si era mossa. Wayne pensò che doveva aver fatto uso di tutta la sua concentrazione per colpire fratello Lazzaro con il vassoio. Hai detto che avresti portato delle pistole, le disse Wayne. Lei gli voltò le spalle e si sollevò l'abito. In una cintura sopra le mutandine c'erano due rivoltelle 38. Wayne le impugnò entrambe. Wayne, due pistole! Perché non filiamo all'ultraleggero? Abbiamo fatto più casino di una sommossa carceraria, dobbiamo muoverci. Suor Benemerita si voltò verso la porta in fondo alla stanza e, prima che potesse dire una sola parola o aprire la strada, Wayne e Calon agguantarono e la spinsero in quella direzione. Oltre la porta c'erano delle scale e salirono i gradini due alla volta. Superarono una botola e furono sul tetto, e là, fissato con cinghie di ancoraggio a ganci metallici, c'era l'ultraleggero, un insieme di tela bianco-azzurra e tubolari metallici, e fissati sui lati c'erano un calibro 12 a pompa, una sacca di cibo e una borraccia d'acqua. Staccarono le cinghie e salirono sul biposto, usando le cinghie per fissare suor benemerita fra loro due. Non era comodo, ma poteva funzionare. Rimasero là seduti. Dopo un istante, Colon disse: "Allora, merda, io non so pilotare questo aggeggio". Guardarono suor Benemerita. Lei fissava i comandi. "Di qualcosa, dannazione. Questa è l'accensione. Quella leva in mezzo in avanti fa salire." Indietro fai inclinare il muso in basso. Di lato. Ho capito. Beh, allora fai muovere questo bastardo. Wayne mise in moto a Die de gas. La macchina rotolò in avanti sussultando. Troppo peso. Buttiamo fuori la puttana. Tutti o niente. L'ultraleggero continuava ad agitare la coda a destra e a sinistra, ma si raddrizzò quando superarono il bordo del tetto. Planarono per un centinaio di metri, fecero una brusca virata che Wayne non riuscì a contrastare e andarono a sbattere in pieno contro la statua di Gesù, colpendo la testa nel bel mezzo della corona di filo spinato. I riflettori si frantumarono, il metallo gemette. Il filo spinato si attorcigliò alle ali di nylon del velivolo e lo imprigionò. La testa di Gesù si inclinò in avanti, si staccò con uno schianto e precipitò in mezzo ai cavi elettrici all'interno della statua, come la testa di un pupazzo a molla. I cavi si tesero a trentina di metri da terra e fecero saltellare la testa e il velivolo come uno ioiò. Poi la corona di filo spinato si srotolò. E fece scendere il velivolo per il resto del tragitto. L'ultraleggero colpì il terreno con uno scricchiolio a più voci, un coro di strappi e una nube di polvere. La testa di Gesù continuò a sussultare sopra il velivolo schiantato come un uccello che si preparasse a beccare un verme. Capitolo 11: Wayne strisciò fuori dal relitto e provò ad alzarsi in piedi. Le gambe lo reggevano. Colon si rialzò con una sfilza di bestemmie, strappando dai rottami le provviste e le armi. Suor benemerita giaceva in mezzo ai resti dell'ultralegggggggero e il nylon e i tubolari dell'umino piegati intorno a lei come ali di farfalla. Wayne cominciò a liberarla. Vide che aveva una gamba spezzata. Un osso le sbucava dalla coscia come un ramo appuntito. Non c'era sangue. Ecco che arrivano i fedeli! La notizia della fine di fratello Lazzaro e degli altri doveva aver già fatto il giro. Un'orda di monaci, suore e morti stava attraversando il ponte levatoio. Alcuni dei monaci e delle suore erano armati. Tutti i morti impugnavano mazze. Il clero stava urlando. Wayne indicò con un cenno della testa il capannone degli autobus prendiamo un autobus Wayne sollevò fra le braccia suor benemerita e cominciò a correre in quella direzione Colon che portava solo le provviste e le armi li sorpassò superò con un balzo la porta aperta di un autobus e scomparve la vista Wayne sapeva che stava strappando i fili dell'avviamento per annodarli e tentare l'accensione Wayne sperò che fosse in gamba in quel lavoro e che facesse in fretta. Quando raggiunse l'autobus, depose là accanto Suor Benemerita. Tirò fuori le 2.38 e si piazzò davanti alla ragazza. Se doveva crepare, voleva farlo la Wild Bill Hickok. Una pistola fumante in ogni pugno e una donna da proteggere. A essere sincero, avrebbe preferito che l'autobus si mettesse in moto. Il motore partì. Colon infilò la retromarcia, indietreggiò per una decina di metri, poi tornò indietro, fermandosi davanti a Wayne e a Suor Benemerita. I monaci e le suore avevano iniziato a sparare e i loro proiettili rimbalzavano sul fianco dell'autobus corazzato. Dall'interno Colon urlò: Salite per Dio! Wayne infilò le pistole nella cintura, agguantò Suor Benemerita e saltò dentro. Colon lanciò l'autobus a razzo facendo volare Wayne e suor benemerita sopra una fila di sedili. Non ho creduto che te ne stessi andando. Volevo farlo, ma ti avevo dato la mia parola! Wayne fece allungare suor benemerita su un sedile e le guardò la gamba. Dopo gli scossoni che Colon aveva assestato loro, l'osso sporgeva più di prima. Colon chiuse la porta e controllò nel retrovisore. I monaci, le suore, i morti si erano affollati su un paio di autobus e adesso li stavano inseguendo. Uno degli autobus procedeva molto spedito, come se avesse il motore truccato. Probabilmente ho scelto il più scassato del branco. Superarono un costone sabbioso, poi cominciarono a inerpicarsi per la stradina che serpeggiava verso l'uscita della valle. Dietro di loro uno degli autobus si era fermato, forse per qualche guasto meccanico. L'altro invece guadagnava terreno. La strada si allargò e Calon urlò. Credo che quel fottuto aspettasse proprio questo! L'inseguitore infatti accelerò di colpo, piegando a sinistra e si affiancò al loro autobus, cercando di spingerli fuori strada giù lungo il pendio che si faceva sempre più alto e ripido. Ma Calon lottò a ogni curva e non cedette di un solo palmo. L'altro autobus spalancò la sua porta e una suora, la stessa che li aveva accompagnati alla Terra di Gesù, comparve là, con le gambe spalancate, esibendo il e il rigonfio sotto le mutandine nere. Aveva un braccio uncinato intorno al sostegno di un sedile e reggeva con entrambe le mani l'arnese più popolare del suo ordine, un calibro 12 a pompa. Mentre abbordavano una curva, la suora sparò una fucilata contro il finestrino al lato di Colon. Il vetro emise un suono scricchiolante e una raggiera di linee frastagliate si sparse in ogni direzione, ma il finestrino resse. La suora ricaricò e sparò di nuovo. A prova di pallottole o meno, questa volta la lastra esterna di vetro si sbriciolò. Un altro colpo ben piazzato e anche il resto del finestrino se ne sarebbe andato. E Calon avrebbe salutato per sempre la sua testa. Wayne appoggiò un ginocchio su un sedile e abbassò il finestrino. La suora lo vide, si girò e sparò. La fucilata partì bassa e colpì la parte inferiore del finestrino, incrinandolo e scrostando l'intelaiatura. Wayne sporse una 38 dal finestrino e sparò mentre la suora ricaricava. La beccò alla testa. L'occhio destro le divenne grande e umido e lei scivolò in avanti, lasciando il fucile. Il calibro 12 finì fuori dalla porta. Rimase bloccata per un attimo con un gomito piegato. Poi il braccio si raddrizzò e anche lei cadde fuori. L'autobus le passò sopra e lei schizzò rosso da entrambe le estremità, come un bombolone alla marena calpestato. Che spreco di buona passera! andò a urtare contro la fiancata dell'altro autobus e quello cercò di restituire la cortesia ma Calon premette più forte e lo fece strisciare contro la parete rocciosa con un verso da pantera l'altro autobus tornò alla carica e spinse Calon sul ciglio dello strapiombo strombazzando un paio di volte in onore di Gesù Calon scalò le marce diminuì la velocità e permise all'altro autobus di superarlo per metà lunghezza poi sterzò bruscamente in modo da andare a sbattere contro il culo dell'avversario e piazzarlo di traverso sulla strada. Lo speronò sul fianco con il muso del suo autobus e l'altro cominciò a rotolare. Ribaltandosi, ammaccò il muso dell'autobus di Calonne e gli piegò il paraurti. Calon frenò e l'altro autobus continuò a rotolare finché non superò il ciglio dello strapiombo e precipitò nella valle fra un coro di grida. Mezz'ora più tardi raggiunsero la cima del canyon e si lanciarono nel deserto. L'autobus cominciò a sbuffare fumo dal davanti e a fare un rumore come di un cane che si stesse strangolando con un osso di pollo. Calon si fermò. Capitolo 12. Quel maledetto paraurti si è piegato lassù e sta rosicchiando il pneumatico. Credo che se riusciamo a staccare il paraurti la ruota potrà resistere. Wayne e Calon si attaccarono al paraurti e tirarono, ma quello non volle staccarsi, non del tutto almeno. Il pezzo incurvato alla fine cedette e si staccò dal resto. Dovrebbe bastare a impedirgli di mangiarsi il pneumatico. Suor benemerita chiamò da dentro l'autobus. Wayne andò da lei. Fatemi scendere, disse a lei con la sua voce lenta. Voglio sentire l'aria fresca e il sole. Di aria fresca là fuori, neanche l'ombra, e il sole è lo stesso di sempre. Brucia. Per favore. Lui la sollevò e la portò fuori. Trovò un monticello di sabbia e la distese là con la testa sollevata. Devo... Devo cambiare le batterie. Come? Lei rimase distesa fissando il sole. La più grande opera di fratello Lazzaro. Un morto capace di pensare che ricorda il passato, che era stata una scienziata. La sua mano si sollevò lentamente, a scatti, afferrò il copricapo e se lo strappò. Luccicante al centro dei suoi capelli biondi c'era una protuberanza argentea. Non era un uomo buono. Io sono una donna buona. Voglio sentirmi viva, come prima. Le batterie si esauriscono. Ne ho portate altre. Con una mano tastò una tasca chiusa all'interno dell'abito. <coughs> Wayne la aprì per lei e tirò fuori ciò che conteneva. Quattro batterie. Ne uso due. Semplice. Adesso Colon era al loro fianco. Questo spiega certe cose. Non guardarmi così. E Wayne si rese conto di non averle mai detto come si chiamava e che lei non glielo aveva mai chiesto. Svita qui sopra, infila le batterie. Senza batterie diventerò una divoratrice. Non posso aspettare troppo. Va bene. Wayne andò dietro di lei, la sollevò sul monticello di sabbia e le svitò il perno di metallo dal cranio. Ripensò a quando lei lo aveva scopato sulla ruota e con quanta disperazione lei avesse cercato di sentire qualcosa continuando a rimanere gelida come una selce e priva di passione. Ricordò come avesse guardato nello specchio sperando di vedere qualcosa che non c'era. Lasciò cadere le batterie nella sabbia, impugnò una rivoltella e la avvicinò alla nuca di lei. Tirò il grilletto. Il suo corpo ebbe un leggero sussulto e cadde in avanti, voltando il viso verso di lui. La pallottola era uscita in corrispondenza dell'uccellino sulla guancia e lo aveva cancellato completamente, lasciando un foro privo di sangue. La cosa migliore! Al mondo ci sono ancora abbastanza passere vive senza che ti scarrozzi in giro una morta con una gamba rotta. Chiudi il becco. Quando un uomo diventa sentimentale a causa di donne e bambini, può anche spararsi un colpo in testa. Wayne si rialzò. Bene, ragazzo. Credo che sia giunta l'ora. Lo credo anch'io. Che ne dici di farlo con un tocco di classe? Dammi una delle tue pistole. Poi ci mettiamo schiena contro schiena. Io conto dieci passi e poi ci voltiamo e spariamo. Wayne diede a Colon una pistola. Colon controllò il tamburo. Ho quattro colpi. Wayne tolse due cartucce dalla sua pistola e le gettò a terra. Si misero schiena contro schiena, con le pistole abbassate. Immagino che se mi ammazzerai mi porterai lo stesso in città. Questo significa che dovrai piazzarmi una pallottola in testa se ne avrò bisogno. Non voglio tornare indietro come uno di quei morti. Ho la tua parola? Sì, io farò lo stesso per te. Hai la mia parola. Sai che vale qualcosa. Vogliamo sparare o chiacchierare? <ride> Sai, ragazzo! In circostanze diverse mi saresti piaciuto. Avremmo potuto diventare amici. Ne dubito. Calon cominciò a contare. E tutti e due cominciarono a camminare. Quando arrivò a dieci, si voltarono. La, la pistola di Calon abbaiò per prima. E Wayne sentì la pallottola colpirlo sul lato destro del petto, in basso, facendolo ruotare leggermente. Sollevò la pistola e prese la mira con calma e sparò, mentre Calon faceva fuoco di nuovo. La seconda pallottola di Calon fischiò accanto alla testa di Wayne. La pallottola di Wayne colpì Calon in pieno stomaco. Calon cadde in ginocchio e sembrò fare una fatica d'inferno a tirare un respiro. Tentò di sollevare la pistola, ma non ci riuscì. Pareva essersi trasformata in un incubine. Wayne gli sparò ancora. Stavolta lo colpì al centro del petto e Calon cadde all'indietro con le gambe piegate sotto di sé. Wayne si avvicinò a Calon, posò un ginocchio a terra e gli tolse la pistola dalle dita. Merda! <ride> non me lo aspettavo proprio! Ti ho beccato! Un graffio! Merda! Wayne appoggiò la canna della pistola alla fronte di Calon, che chiuse gli occhi. Wayne tirò il grilletto, capitolo 13. La ferita non era un graffio. Wayne sapeva che avrebbe dovuto lasciare Suor Benemerita dove stava e caricare Colon sull'autobus per portarlo in città e incassare la taglia. Ma non provava più interesse per la taglia. Usò il pezzo di paraurti per scavare loro una fossa fianco a fianco. Quando ebbe finito, piantò in mezzo a loro il pezzo di paraurti e usò il mirino di una pistola per incidere queste parole: Qui giacciono suor Benemerita, e Calon, che mantenne la parola data. Non si leggevano molto bene, e lui sapeva che la prima ventata robusta l'avrebbe rovesciato. Ma questo lo faceva sentire meglio, anche se non capiva esattamente perché. La ferita si era riaperta e adesso il sole bruciava sul serio. E avendo perduto il cappello sentiva il cervello che gli bolliva nel cranio come la carne di uno stufato. Salì sull'autobus, mise in moto e guidò per tutto il giorno e la notte seguente. Ed era quasi mattina quando arrivò alle Cadillac e cominciò a guidare in mezzo a loro finché non ritrovò la sua Chevy 57. Quando fermò l'autobus e cercò di scendere, scoprì di potersi muovere a malapena. Le pistole infilate nella cintura si erano attaccate alla camicia e allo stomaco a causa del sangue uscito dalla ferita. Si sollevò appoggiandosi al volante, prese uno dei fucili e lo usò come stampella. Prese il cibo e l'acqua e scese a ispezionare la Chevy. Peggio di una merda secca. Oltre ad aver perso il parabrezza, il muso era sfondato e a giudicare dall'angolo di una delle grosse gomme da sabbia era chiaro che il, se il semiasse era partito. Si appoggiò alla Chevy e cercò di pensare. L'autobus era a posto e nel serbatoio c'era ancora benzina. Poteva prendere il tubo di gomma dal bagagliaio della Chevy e trasferire il suo carburante nel serbatoio dell'autobus. Questo gli avrebbe consentito diversi altri chilometri. Chilometri! Non se la sentiva di camminare per sei metri. Figuriamoci concentrarsi sulla guida. Lasciò cadere il fucile, il cibo e l'acqua. Si sdraiò sul cofano della Chevy e riuscì a issarsi sul tettuccio. Rimase disteso là sulla schiena a fissare il cielo. Era una notte serena e le stelle spiccavano nitide, senza foschia. Aveva freddo. Di lì a un paio d'ore le stelle sarebbero sbiadite per cedere il posto al sole e il fresco avrebbe lasciato il passo al caldo. Girò la testa e guardò una delle cadila che il viso di uno scheletro premuto contro il parabrezza, condannato a fissare in eterno la sabbia in basso. Non era quello il modo di farla finita, guardare verso il basso. Incrociò le gambe e allargò le braccia, osservando il cielo. Adesso non provava più tanto freddo e il dolore era quasi cessato. Era più intorpidito che altro. Prese una delle pistole, armò il cane e se la puntò alla tempia, continuando a fissare le stelle. Poi chiuse gli occhi e scoprì che poteva vederle ancora. Galleggiava di nuovo nel vuoto fra le stelle, con addosso solo il cappello e gli stivali, e intorno a lui galleggiavano le auto demolite e la sua 57 intatta. Stavolta le macchine, invece di allontanarsi, si muovevano verso di lui. La 57 era in testa, e quando si fece più vicina, vide che c'era pop al volante con a fianco una puta messicana e altre due sul sedile posteriore. Stavano tutti sorridendo e Pop suonava il claxon e lo salutava. La Chevy si fermò al suo fianco e la portiera dietro si aprì. Seduta fra le due puttane c'era suor benemerita Un istante prima non c'era, ma adesso era lì e lui non si era mai accorto di quanto fosse ampio il sedile posteriore della 57. Suor Benemerita gli sorrise e l'uccellino sulla sua guancia si librò più in alto. Aveva i capelli pettinati, lunghi e lisci, e un aspetto roseo e felice. Sul tappetino ai suoi piedi c'era una cassetta di birra ghiacciata, Lone Star, per Dio. Pop si sporgeva sopra il sedile anteriore, allungando una mano verso di lui e Suor Benemerita e le puttane gli facevano cenno di salire. Wayne agitò le mani e i piedi e scoprì che stavolta poteva muoversi. Entrò nuotando nella portiera spalancata, toccò la mano di Pop e Pop disse È bello rivederti figliolo! E nell'attimo in cui Wayne premette il grilletto, Pop lo tirò dentro. E finisce qui. Il libro dei morti viventi. Questo era l'ultimo racconto. E che dire, è stata una degna conclusione perché questo racconto mi è piaciuto davvero, davvero, davvero tanto. Mi meraviglio che nessuno ne abbia mai fatto un film, ma chissà. O forse l'hanno fatto e io non ne avevo idea. Bene, come i tre precedenti episodi di No Edit. A chi è arrivato sino a qui, sino alla fine, do la possibilità di votare, scrivetemi la, la preferenza sotto nei commenti, il prossimo libro da leggere con il format di noedit. I libri... In Lizza sono questi: sono tre, potete sceglierne uno di questi tre: Groucho Marx, Memoria di un irresistibile libertino, David Lynch, In Acque Profonde, e Roald Dahl, Un gioco da ragazzi e altre storie. Scrivete la vostra preferenza qui sotto nei commenti e io vi ringrazio di essere arrivati sino a qui. Ci vediamo al prossimo episodio di No Edit con il libro che riceverà più voti. In caso di parità decido io. Buonanotte per me, buona giornata per voi, e alla prossima. Ciao!